Allora, ciao a tutti, benvenuti al canale. Adesso andiamo con una preparazione di un piatto, diciamo un piatto, ma più che piatto stasera è una cena, diciamo, fredda. Voglio preparare dei tramezzini, qui ho comprato alcuni ingredienti. Allora, abbiamo innanzitutto ho preso queste qua, l'oliva snocciolata Saclà, come potete vedere. Questa è tagliata praticamente oliva a rotelle, vedete? Proprio ideale per mettere sui tramezzini. Vedete com'è fatta? Saclà, questi sono 185 grammi. Dopo vabbè, vedrò se utilizzarla tutta o meno. Poi mi sono preso delle acciughe. Questi quanti grammi è le acciughe? 80 grammi circa, eccole qua, queste delle acciughe siciliane salate, eccole qua, eccole qua. Anzi, scusate che ho spento la luce, vado un attimo ad accenderla, vediamo se cambia qualcosa, non credo però. E dicevo, le acciughe siciliane, eccole qua. E le olive per fare i miei tramezzini. Poi ho preso il pane adatto per i tramezzini, questo qua, Roberto, la marca, tramezzino bianco. Qui ce ne sono 5, però non me porta perché 5, cioè 5 fette di pane per utilizzare il tramezzino che dopo andrò a tagliare a metà. Adesso vedremo un po'. Comunque questa qua, questi quanti grammi sono? 250 grammi, vabbè, eccolo qua. Voglio fare dei tramezzini abbastanza ricchi. Poi ho preso della maionese classica Calvé, naturalmente, che serve per farcire il nostro tramezzino. Eccola qua, faccio vedere anche il retro. Vabbè, questa non è che la utilizzo tutta, però ce la metto perché nei tramezzini è molto buona. Poi vabbè, qui davanti a me c'è una bacinella con questo per scolare lì le olive e qua mi sono preso anche un etto di prosciutto cotto che naturalmente ne farò alcuni col prosciutto cotto, altri con le acciughe e olive. Prosciutto cotto utilizzerò anche le olive insieme al prosciutto cotto. Guardate, è bello nel mio supermercato, bello, molto bello questo prosciutto cotto, guardate che meraviglia. A qualcuno di voi avevo fatto venire fame. Vabbè, adesso bando alle ciance, apriamo il nostro pane qua con le forbici. Naturalmente la pulizia quando si fa queste cose è molto importante e fondamentale. Speriamo di non rompere il pane perché dopo verrebbe una cosa brutta. Eccolo qua. Eccolo qua, infatti, i nostri. Scusate per la tosse. Eccolo qua. Li appoggio qui in una tavoletta del pane. Li metto in fila così. Eccomi qua. Ne sono 5, in effetti 5. Vabbè, adesso faremo a doppio strato, vedrò. Scusate se si dà fastidio. Lo mettiamo qua. Vi faccio vedere. Eccolo qua, non so se si riesce a vedere il pane, vedete bianco classico, quello per fare i tramezzini. Questo vabbè anche utilizzarlo tipo tartina, va tagliato magari a picchi più a pezzi più piccolini e si può fare anche delle tartine quadrate, anche così e così. Io vabbè adesso questo, siccome voglio realizzare dei tramezzini, taglierò quadrato. Taglierò a quadrato e poi per triangolare. Vabbè, allora, innanzitutto iniziamo più o meno al centro. Scusate, ma non è che ho preso il metro, niente, comunque molto morbido e si taglia bene. Eccolo qua, eccolo qua. E ho diviso, diciamo, a circa metà il pane. Eccolo qua. Adesso questi praticamente li taglierò a triangolo, triangolino, qua e qua. Naturalmente,
con un pochino di calma e attenzione per fare i nostri tramezzini. Ci vuole, vediamo un po', vediamo un po'. Eccolo qua. Oh, i nostri primi triangolini eseguiti. Vabbè, non è una forma tanto perfetta, comunque vedete questo. Prendiamo l'altra metà all'incirca, non è che mi viene un lavoro preciso, preciso, però l'importante è realizzare al meglio i nostri tramezzini. Eccoli qua. Ok, ho tagliato, come vedete, a forma triangolare, sono arrivati i nostri tramezzini. Ora andiamo a tagliare le olive, che poi adesso scolerò, scusate, alzo in piedi perché c'è il rischio che poi butto l'acqua di fuori e faccio dei danni. Eccola qua, questa la metto qua, in questa bacinella, così scoliamo. Opla, eccola qua. Bene, sono rimaste alcune dentro. Faccio aiutare, ah no, ok, scese tutto. Ok, questa praticamente è la nostra carta che poi prendiamo. Sento un profumo di olive, gente. Eccole qua, le nostre olive. Non so se riuscite a vederle tagliate e praticamente rotonde. Già compre, già fatte in questo modo. Allora, io direi, procediamo, scusate che vado un attimo a dare una sciacquata alle olive, torno subito. Eccomi, eccomi qua, gente, sono ritornato e iniziamo la nostra preparazione. Allora, innanzitutto facciamo un tramezzino. Allora, questo qua io lo preparo in questo modo. Allora, mettiamo un po' di prosciutto cotto, così ho le mani pulite, gente, quindi assolutamente, quando si fa queste cose bisogna avere meno la pulizia. Prendiamo un po' di queste olive, mettiamole, diciamo, meglio e peggio qui come stanno. Vediamo un po', non ne metto tante proprio perché poi alla fine c'è il rischio che cade. Ok, adesso apriamo la nostra maionese. Eccola qua. Vediamo un po'. E te pareva che qui era da, diciamo, da aprire. Allora, qui adesso un po', chiedo scusa, un po' difficoltoso questa maionese. Utilizziamo le forbici. Ok, opla. Vediamo un po'. Allora, mettiamo un po' della nostra maionese sul nostro tramezzino qua. Ok, pronto. Eccolo qua. Il primo tramezzino è venuto. Ok, adesso ne realizziamo un altro. Naturalmente
meno prosciutto possibile perché me lo voglio far bastare. Ecco qua. Prendiamo altra oliva. Qui mettiamo in questo modo. Là. Prendiamo la nostra maionese. Eccolo. Naturalmente sopra facciamo un altro strato. Speriamo che mi basta. Perché non voglio. Questo l'ho realizzato doppio strato. Bene, proseguiamo con altro. Mettiamo ancora oliva. Cerco di farlo in una maniera più veloce possibile, gente. Opla. Poi sopra mettiamo un altro. Fuoriuscito. E due, poi prendiamo le nostre acciughe, apriamo le acciughe facendo un pochino di attenzione, allora finiamo questo qua, opla. Ok, eccolo qua. Olè, altro tramezzino. Ora utilizziamo le nostre acciughe. Ho fatto dei danni, vabbè, dopo puliamo tutto. Altra maionese. Ecco qua. Opla. È fuoriuscita. Devo far bastarmene perché vedo che quasi terminate qua. Vabbè. Eccolo qui. Opla. Poi thank you.
qua. No, qua mettiamo sull'acciuga e mettiamo questo qua. Pronto. Tre strati. Allora, abbiamo quasi fatto, eccoci qua, ok, e mettiamo queste olive, olè, e olè, eccoci qua, mettiamo della maionese. Eccoli qua. Allora. Chiudiamo qua. E abbiamo. Scusate. Vi faccio vedere i miei tramezzini realizzati. Eccoli qua, belli. Adesso andiamo. Eccolo qua, bello. Diamo una prova assaggio. Molto buono. Aspettate che arrivo. Buono. Buono. Allora, il video concludo qui. Guardate che meraviglia. Mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate. L'ho fatto nella maniera più veloce possibile. È venuto alla meglio e peggio, vedete, però alla fine è importante quello che si mangia. Un saluto a tutti. Ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao ciao.